Dottor Di Salvatore, oggi in audizione lei è responsabile del servizio dipendenze della Marsica e si inizia a discutere di un progetto di legge per cercare di risolvere il problema risolvere, insomma, di andare incontro al problema delle dipendenze da gioco d'azzardo. Qual è il problema in Abruzzo? Qual è lo stato dei fatti e come una legge può venire incontro? Intanto il problema delle dipendenze in generale, perché non si parla solo ormai di tossicodipendenze, cioè da sostanze stupefacenti, tout court, ma anche di bevande alcoliche, i cosiddetti comportamenti addiction, il gioco d'azzardo specificamente, ma anche la dipendenza da internet è in cospicuo aumento. Magari alcune droghe più classiche non sono così in avanti rispetto al crack e alla cocaina, che attualmente sta dando veramente tanti problemi, e nei servizi siamo soffocati dalle richieste del Tribunale di Sorveglianza, dei Carabinieri, della Polizia, dalle carceri, dagli avvocati. Siamo veramente subissati di richieste di aiuto anche da parte di famiglie che sono nella disperazione, anche legate al gioco d'azzardo. Il sistema evolve e i problemi aumentano. Certo, la politica può intervenire con questa nuova legge. Noi contiamo di condividere delle direzioni comuni, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte. E auspichiamo che questo incontro sia soltanto uno dei primi incontri, perché alcuni punti vanno assolutamente rivisti, migliorati, pur condividendo anche la buona volontà dei politici di mettersi insieme per creare, abbiamo visto, un testo unificato, e poi anche il fatto di voler creare l'osservatorio per le dipendenze regionale. E poi aver introdotto questa opportunità che il fumo da sigaretta e i problemi correlati siano messi dentro il sistema dei servizi per le dipendenze e non più soltanto, per esempio, una pneumologia, che non è tutto quello che riguarda il fumo. Qual è la priorità che secondo lei è necessaria avanzare da parte della politica, da parte della legislazione? Beh, anzitutto la tutela dei minori, che sono le fasce più deboli in questo momento e sono a rischio di guai davvero molto molto seri, in special modo la dipendenza da internet, la dipendenza da videogiochi e anche la dipendenza da crack e da cocaina, che dilaga anche fra i giovanissimi.